Anche quest'anno il generale Championnet, simbolo dell'oppressione francese, è finito tra le fiamme, non prima però di essere stato accolto dalle foglie di agave, la tradizionale radica, al grido di «Essiglie, essiglie, essiglie». La festa, partita da Rione e Giardino, si è snodata per le strade di una Frosinone alta, affollata da migliaia di cittadini, dai più piccoli agli anziani, tutti insieme, nella magia del clima carnevalesco. Eppure, quest'anno pareva esserci la possibilità del colpo di scena, con il generale pronto a fuggire dopo essersi abbuffato di fini fini ed aver trangugiato litri di vino. I fini fini sono buoni, quest'anno sono ancora meglio dell'anno scorso, la giornata anche è bella, abbiamo organizzato una bella fuga, ce ne andiamo, abbiamo organizzato io e lui, questo è uno scoop che non sa nessuno che non sa, facciamoli arrivare giù, dopo vediamo se il generale verrà bruciato, poi vedremo. Nulla di fatto però, la giustizia anche in questo 2015 ha fatto il suo corso e per l'ufficiale francese la fine è scritta. Lui lo dice sempre ogni anno che scappa. C'ha delle vie, delle fughe, dice lui, ma noi la chiappiamo sempre, è tradizione, morirà, sono gli ultimi, sono dei rigurgiti, quindi osserveremo la tradizione, andrà al rogo. Una festa che permette di superare per un momento anche questi tempi difficili in cui siamo immersi. Siamo contenti per queste iniziative perché sono iniziative che riconciliano un po' anche con la tranquillità e con la serenità che ci deve essere in giornate di spensieratezza come questa. E per chi il carnevale di Frosinone non lo conosceva è stata l'occasione giusta. Questa atmosfera gioiosa fa bene al cuore e fa bene all'anima e oggi questa giornata di sole credo che sia la coronazione giusta e ora mi aspetto di vedere le caratteristiche e di conoscere questo carnevale particolare con la sua tradizione, con la sua storia, con le sue peculiarità. Lo vivrò appieno, insomma, insieme a tutti quanti coloro che hanno partecipato. Non solo la tradizione e la storia intrisa di goliardia, il carnevale è soprattutto la festa delle mascherine, dei carri allegorici e quindi dei più piccoli, che come al solito sono stati i veri e propri protagonisti di questa magia, apprezzando la festa ed anche i fini fini. Viva la radica e viva Carnuale! Bravo, bravo! Anime cavo ai francesi!